Legnano Clivense è una gara vitale per le chance salvezza dei padroni di casa. Una partita che sarà condizionata da un campo sempre più pesante. L'occasionissima il Legnano ce l'ha in avvio con il contropiede fulminante reso possibile da uno svarione di Kladar, che però non demorte, rincorre Vuskovic che solo davanti a Saccon prova il pallonetto di destro, ma il portiere resta in piedi e salva i suoi al settimo. La gara diventa di trincea, occasioni in area non se ne vedono e dalla distanza ci prova Michel, ma Saccon non trema e para in due tempi. In casa Lilla nel post match, critiche al metro del direttore di gara. Qui le prime proteste che porteranno poi all'ammonizione di mister Liguori. 24esimo, palla in mezzo di Malagò, ci arriva Becchi ma nessuno è lesto a trovare la girata vincente, si salva la Clivense, ospite che mettono il naso fuori per la prima volta al 35esimo con Venitucci che si libera al tiro dopo un corner. Ravarelli blocca in due tempi. Il campo pesante crea una gara decisa dalle seconde palle, a pagare dazio è Legnano con Becchi che al minuto 38 consegna involontariamente la palla a Brighenti che segna un gol pazzesco gelando il Mari privo dei tifosi di casa. Al primo tiro in porta concesso il Legnano è sotto, ma la squadra di Liguori non molla e torna a farsi vedere dalle parti di Saccon con Malagò. Al 42esimo altra potenziale occasione con Vuskovic ad accomodare un pallone che non diventa utile per Capitan Staffa per questione di centimetri. Legnano che spinge e si scopre nel finale di primo tempo, la Clivense prova a far pagare dazio e Lilla con questo contropiede ben orchestrato con Venitucci che allarga a destra su Prandiani, ma è evidente però la posizione di offside di Brighenti in occasione del raddoppio, vanificato dalla bandierina alta. Ultimo squillo del primo tempo è la punizione di Danieli, che finisce alta dopo nemmeno 5 minuti della ripresa. Dentro Bardelloni non al meglio, Liguori prova a ribaltare il match e l'ex Crema risponde presente con questo tocco che beffa Saccon, tradito da un difensore che lascia passare colpevolmente il pallone al minuto 57 e Legnano pareggia. C'è tempo per credere nei tre punti, ma subito arriva la doccia gelata con Prandini a trovare il guizzo giusto sulla destra, palla dentro per Brighenti che beneficia del tocco benevolo del palo che fa carambolare il pallone sull'altro legno e si insacca per il 2-1 al minuto 66. Il Legnano mette dentro anche Sangaré che ci prova da lontano, ma non è giornata per i Lilla. Dicevamo delle proteste del Legnano, qui tocco giudicato di mano dai giocatori in campo, ma il direttore di gara lascia giocare e a pagare dazio è il team manager di casa che viene espulso. Poco dopo altro episodio con la testata subita da Capitan Staffa in area per il direttore di gara, si prosegue e solo dopo alcuni secondi richiama almeno i sanitari. Nel recupero Bianchi viene poi atterrato da un giocatore che non guarda nemmeno il pallone, ma anche qui per Selva di Cagliari non c'è fallo e alla fine il Legnano cade 2-1 e vede in salita anche la rincorsa ai playout salvezza.